Giuliana De Sio, Pia Engelbart, siete le due nonne del film, la verità vi spiego sull'amore, siete Roberta e siete Mimì, cioè non potevate essere più diverse. Eh sì, è proprio su questa diversità che c'è il conflitto, no? Siamo due che si affrontano, si odicchiano, insomma. Sì, sarcasticamente più che odio. Sì, sarcasticamente, sono due sarcastiche tutte e due, però sì, hanno il sarcasmo in comune, però io ho in comune il fatto che sono un po' diciamo di facili costumi, lei invece più facili costumi. No, è che io ho abbandonato l'idea di poter sedurre ancora, cosa peraltro vera. Io invece sono ossessionata dal voler sedurre a tutti i costi, anche all'uscita di scuola, punto i padri dei bambini, fingo di essere la madre di mia nipote, invece che la nonna, perché non mi si deve mai chiamare nonna. Ti fai chiamare zia, no? No, mi faccio chiamare zia. Faccio chiamare zia, sì, mi faccio chiamare zia. E lei chiaramente invece mi disprezza, accetta, per questo motivo. Insomma. No, disprezzo, la prendo in giro perché dico basta, su. Basta, la nostra... lo dico io. Quando basta lo decido io, e questo lo dico proprio in generale. Nel senso che le nostre avventure, eccetera, eccetera, le abbiamo avute, no, abbondantemente nella nostra prima e seconda e terza giovinezza. Comunque, insomma, sembra di nella storia d'amore, diciamo, dei due protagonisti, di Ambra e di Massimo Poggio, per capirci, l'una si intromette un po' di più, o quantomeno dà dei consigli, no? Un po' particolari a lui, tipo resta con lei, però nel frattempo diverte, esatto. E invece Mimì è un po' più forse discreta. Come fareste voi nella vita? Ma io in generale sono una che non dà consigli, perché per queste cose non ci sono consigli possibili, quindi io non darei consigli, mi farei i fatti miei se fossi una suocera, ma non lo sono mai stata e non lo sarò mai, per fortuna. Beh, no, io tendenzialmente do sempre qualche consiglio, ma molto libero, nel senso non seguo il consigliato per vedere se... Se poi segue i consigli. Però un po' di più che consigli, direi così, una presenza affettuosa per dirimere, perché mi disturba molto quando due persone sono in conflitto vero, no, il conflitto come fra me e lei, tra due persone adulte e sarcastiche, è solo piacevole e divertente. Quando c'è veramente, come dire, la fatica, l'odio, il dispiacere, io faccio molto fatica a presenziare, tendo immediatamente a dire basta, no? Calmatevi, trovate una dimensione, so che è difficile perché anche io ho avuto le mie furibonderie. No, è brutto vedere le coppie che stanno insieme da tanto tempo e che litigano continuamente. Che c'è quell'astio, è veramente una cosa bruttissima. Io infatti sono single, e quando vedo le coppie così dico sempre meno male, sì, che è molto meglio la singolitudine che una coppia di questo tipo qua. La singolitudine è bellissima. La singolitudine ha un fascino straordinario, però... la singolitudine è affascinante e al tempo stesso è anche malinconica, ovviamente. Vabbè, ma c'è del buono e del brutto in entrambe le situazioni, suppongo. Ma la verità vostra, ce la spiegate, la vostra verità sull'amore? La mia verità sull'amore è che spero prima di morire di trovarne ancora un altro. Lanciamo un appello, Giuliana. C'ho bisogno. Lanciamo un appello a cerca. Sì, lo sto lanciando proprio, sto usando tutte le conferenze stampe quest'anno, ecco. di lavoro a uso personale. Però deve essere... cioè, a me mi serve Dio in persona, cioè, non è che stiamo parlando di... Non San Pietro, ecco. No, proprio Dio in persona. Santo però no, perché sennò annoia. No, Dio però, okay. Potente. Okay. Lanciamo questa nuova rubrica, cercasi anima gemella per Giuliana De Sio, deve essere Dio, punto, divina. Basta, divina. Anima divina, sì. Invece la verità di Pia? Beh, sì, perché no... Può avvenire, secondo me, però sono molto distaccata, ecco, non è una cosa che cerco assolutamente. Ma la tua verità sull'amore qual è? Ah, la mia verità sull'amore? Beh, penso che sia sicuramente la forza e la forma del mondo, perché sì,
in tutte le sue, cioè che la scintilla primigenia è quella. Poi noi l'abbiamo chiamata amore e magari è anche semplicemente una forza, non saprei cosa dire, però è una forza che ti trascina, che per di più essendo una cosa misteriosa ti trascina indipendentemente dalla tua volontà, cioè voglio dire è anche una forma drammatica, però è anche l'evento più sontuoso dell'esistenza umana, sì. Diciamo così, sì, proprio sontuoso, sì. Io chiuderei su questa definizione bellissima, grazie Giuliana, grazie Pia. Prego. Grazie, ciao. Grazie. Prego.